incendio si è sviluppato nel pomeriggio di giovedì attorno alle 18 in un appartamento al terzo piano di una palazzina di via 4 Novembre nel quartiere Belvedere ad Arezzo. Le fiamme si sono sprigionate da un'abitazione ad originare l'incendio, pare sia stato un cortocircuito. Quattro anziani, di cui un disabile, sono rimasti intossicati. Sono stati tutti portati al pronto soccorso del San Donato. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco di Arezzo che hanno spento le fiamme e portato in salvo gli inquilini, i sanitari del 118 e i carabinieri. Abbiamo evacuato 5 persone, qualcuna è scesa con le proprie gambe. E adesso ci sono da mettere in sicurezza, da bonificare un pochettino i vari focolai che ancora sono ancora in essere, e quindi poi vedremo quando sarà la situazione sotto controllo, vedremo insomma tutti i danni. Quando potranno rientrare in casa i condomini? Per quanto riguarda gli appartamenti interessati, fino a che non verrà fatta un'opera di riconsolidamento, messa in sicurezza, ripulitura dell'appartamento stesso, perché l'azione dei fumi comunque ha reso l'appartamento non vivibile. Per quanto riguarda gli altri, basta che siano bonificati insomma dal fumo, eventualmente qualcuno avrà bisogno di qualche manutenzione. Insomma, ecco. Quanti sono gli appartamenti interessati? Allora, l'appartamento interessato è l'appartamento al terzo piano, quello coinvolto nell'incendio, e comunque l'appartamento al piano superiore corrispondente alla camera che ha avuto comunque per effetto dell'incendio un danno al solaio.